benvenuti e bentornati sul canale. Finalmente riesco a parlarvi di Mondi Marinella, che è un'azienda che a novembre mi ha inviato la sua beauty box e che ho testato per tutti questi mesi. Ma essendo che veramente volevo fare una review fatta bene, ho aspettato in effetti un mese abbondante, perché il ciclo di rinnovamento cellulare della nostra epidermide è di 28 giorni, quindi volevo che almeno quel periodo passasse. In realtà è passato ben più di un ciclo, perché è stato un periodo molto impegnativo per me. E quindi adesso che ho un attimo di tempo per registrare questo video e che mi sento pronta per parlarvene in maniera chiara, sicura ed esaustiva, finalmente sto registrando. Quello che ho evinto immediatamente appena aperto la beauty box che mi è stata consegnata è stata la quantità di amore che sono riuscita a mettere dentro quella scatola, perché la cura del dettaglio nella confezione e tutto era proprio sintomo e sinonimo di amore per le cose fatte bene. Infatti quando loro mi hanno scritto "questa beauty box è per te Caterina, grazie per averci dato la possibilità di farti provare i nostri prodotti", in realtà sono io che mi sono sentita estremamente fortunata a ricevere questi prodotti e avere appunto la possibilità di provarli, perché come dicono loro è veramente una moon experience, cioè è un'esperienza di skincare quasi completa che con la sinergia di tutti i prodotti insieme riesce veramente a dare un risultato diverso rispetto a quelli cui siamo abituati solitamente. Il codice che vedete qua sotto è il mio personale codice sconto, quindi qualora voi voleste acquistare questi prodotti potete inserire questo codice nel carrello prima di pagare e vi sarà automaticamente applicato uno sconto sull'acquistato. Per quanto riguarda il mio punto di vista rispetto a questa azienda, parte da un presupposto importantissimo, ovvero sto parlando di un'azienda totalmente made in Italy, di un'azienda eco bio e di un'azienda giovane appena formata. Questo terzo punto è fondamentale, perché se io parlassi di una multinazionale io avrei delle aspettative. Essendo che sto parlando di una piccola azienda, so perfettamente che la loro capacità di introdurre nuovi prodotti sul mercato è sicuramente frenata da tutta una serie di regole alle quali devono sottostare, a dei costi e a tante difficoltà cui deve andare incontro una piccola azienda quando mette sul mercato un prodotto. Da questa parte vi lascio l'indice dei prodotti e il relativo momento del video in cui ne parlo, qualora voi non voleste vedere tutto il video ma voleste sapere direttamente la mia opinione riguardo il singolo articolo. Vi leggo adesso le specifiche riguardanti la bava di lumaca. È una sostanza naturale che l'animale secerne sia per muoversi sia per lenire e cicatrizzare le ferite che si procura. L'azienda Marinella assicura un processo di estrazione della bava cruelty free, tramite il quale viene ottenuto il muco grazie al passaggio in maniera passiva, evitandone il sacrificio. Successivamente viene purificato e impiegato nella produzione di creme e cosmetici. La lumaca Elissa Spersa produce una mucosa composta da sostanze attive come allantoina, acido glicolico, elastina, collagene e alcune vitamine e proteine che sono utilissime per il trattamento della pelle. Ed effettivamente tutti questi benefici io li ho riscontrati utilizzando questi prodotti, infatti complessivamente il mio parere per quanto riguarda questa linea di cosmesi è positiva. Passo adesso a raccontarveli a uno a uno. Inizio parlandovi della mia esperienza con la linea viso, che secondo me è carente di due prodotti, che sono il tonico e il detergente. Ma non ci sono, e amen. Allora, inizio parlandovi del siero, sono 30 ml e come primo ingrediente ha la bava di lumaca, successivamente il succo di aloe, ed è molto fluido, non è appiccicoso e si assorbe immediatamente sul viso. Il fatto che sia estremamente funzionale, io l'ho testato in due momenti. Primo, quando la mia pelle era particolarmente secca, anche dovuta ad una detersione troppo aggressiva o a qualche peeling o a qualche scrub, applicando questo la vedevo immediatamente più rimpolpata, più idratata, più lenita anche dall'aggressione che aveva subito, e in un secondo momento quando ho provato un pizzicore in fase appunto di applicazione, perché questo pizzicore io mi sono resa conto che era quello che stava andando a lenire e a cicatrizzare la mia pelle, quindi era una cosa del tutto normale, non era un pizzicore aggressivo, fastidioso che mi faceva pensare "oh mio Dio, cosa mi sta succedendo in faccia", ma era quel tipo di pizzicore quasi terapeutico. Crema viso alla bava di lumaca. In questa confezione ce ne sono 50 ml, ma c'è anche la confezione più piccola da 15 ml. Vi leggo un attimo gli ingredienti. Al primo posto c'è l'acqua, al secondo posto appunto la bava di lumaca, dopodiché argan, burro di karité e poi tutta una serie di
additivi che comunque servono a stabilizzare e conservare il prodotto. Di questa crema, innanzitutto mi piace tantissimo l'odore, perché ha un odore di citronella, però non è quella citronella fastidiosa, aggressiva, classica dei prodotti anti zanzare. È una citronella dolce, aromatica, ha una consistenza soffice che si assorbe molto facilmente e che è veramente piacevole da stendere sul viso. Di questa crema io ne ho adorato veramente il potere coccolante, non so come altro dirlo, specialmente in un momento. Faccio un breve flashback. Era il mese di dicembre, il 4 dicembre prendo il volo per andare a Napoli, per andare in accademia. Tutti sappiamo che l'area che c'è all'interno degli aeroporti e soprattutto sugli aerei secca tantissimo la pelle. Faccio il primo volo Catania-Napoli, sto a Napoli un po' di giorni, torno a Catania il 6 sera, il 7 mattina ero di nuovo in aeroporto per fare Catania-Bologna, Bologna-Bruxelles. Complessivamente nell'arco di 24 ore ho fatto 5 ore di volo in 24 ore, più tutte le ore che ho passato dentro l'aeroporto, più ovviamente tutta la stanchezza accumulata dal fatto che non sono riuscita a riposare così come avrei dovuto. Arrivato in Belgio ho trovato un freddo pazzesco al quale la mia pelle non era abituata e per tutta una serie di motivi, fra cui appunto il freddo, mi sono accorta che non avevo bevuto assolutamente niente nell'arco della giornata se non un bicchiere di vino caldo a pranzo, cioè assolutamente disidratata da dentro e da fuori, avevo la pelle che mi si stava squamando, cioè la perdevo a pezzi, era drammatico come cosa. Mi ricordo proprio di questo movimento che facevo io sul lettone con Agata, che stavamo chiacchierando, mi ero struccata, avevo fatto quindi detersione, tonico, siero viso e crema, e avevo questa crema sotto le mani e man mano che parlavo con lei me l'applicavo. Mi rendevo conto che la mia pelle stava assorbendo tutto, stava bevendo letteralmente quello che le stavo applicando e si ammorbidiva e si leniva di volta in volta, quindi è stata una sensazione pazzesca. Infatti Agata parlava e io man mano ogni tanto prendevo prodotto e applicavo, proprio una multistrato di prodotto ero diventata. Nell'arco delle 48 ore la mia pelle è ritornata rosea, compatta, vellutata, le macchie si sono lenite, i rossori si sono attenuati. Nell'arco di 48 ore la mia pelle è stata praticamente sanata. Stick contorno labbra e contorno occhi alla bava di lumaca. Allora, quando prima ho detto che mi rendo conto che sto parlando di una piccola azienda e mi rendo conto che questa può avere delle forti difficoltà nell'immettere sul mercato nuovi prodotti, mi riferivo anche a questo, perché questo nella brochure viene definito solamente come stick contorno labbra. E poi secondo me successivamente, visto che la linea non ha un altro contorno occhi, questo è stato utilizzato sia come contorno labbra sia come contorno occhi. Si può tranquillamente fare, a meno che non si soffra di grandi miglio, perché l'utilizzo di prodotti molto grassi o burrosi, come in questo caso, può favorire la formazione dei grani di miglio. Io ho da fare un appunto per quanto riguarda questo prodotto, perché un acquirente o un consumatore distratto ha come istinto quello di prendere il prodotto e applicarlo direttamente sul contorno occhi, di entrambi gli occhi, e poi sulle labbra. Questa è una cosa pericolosissima dal punto di vista igienico, perché un herpes, un orzaiolo, un'irritazione agli occhi, un'irritazione alle labbra può tranquillamente essere veicolata sul resto del viso, zone delicatissime come gli occhi, semplicemente da questo stick. Quindi, per evitare che questo accadesse, io ho escogitato un metodo di applicazione che non prevedeva il contatto diretto del prodotto con la mia pelle, ovvero lo prelevavo con la coda di una pinzetta sempre pulita e sterilizzata, lo riscaldavo tra i polpastrelli e successivamente lo applicavo sul contorno occhi. Come prodotto è molto morbido, bisogna lavorarlo prima di applicarlo sul contorno occhi, però una volta sciolto fra i polpastrelli diventa molto facile da applicare. È appunto un burro, quindi nutre tanto il contorno occhi, non lo idrata ma bensì lo nutre. Infatti io prima applicavo il siero in modo da dare la componente idrica al mio contorno occhi e successivamente applicavo questo, facendo in modo che la componente grassa andasse a trattenere meglio l'acqua che avevo applicato precedentemente. Mi è piaciuto tantissimo, anche come trattamento per le labbra notturno mi è piaciuto veramente tanto. La mattina mi svegliavo con le labbra morbide e lisce. Anche per il contorno occhi l'ho trovato sempre molto
liscio, sempre molto elastico. E soprattutto tantissime di voi si sono accorte che ultimamente ho delle ciglia molto più lunghe e molto più folte. Ovviamente non parlo di adesso che sto indossando delle ciglia finte, ma in tutte le foto che ho pubblicato ultimamente su Instagram c'è stata sempre qualcuna che mi ha detto: wow, ma che ciglia pazzesche hai, ma che ciglia lunghe. È stato merito suo. Infatti il primo ingrediente di questo stick è l'olio di ricino, lo stesso olio che andiamo ad applicare quando vediamo le nostre ciglia un po' più delicate. Quindi, andando ad applicare questo, non solo andiamo a nutrire il nostro contorno occhi, ma andiamo anche a fortificare e nutrire le nostre ciglia. Restiamo ancora nella zona viso con la maschera in tessuto. Contenuto della maschera sono 20 ml. E come primo ingrediente ha l'acqua, al secondo posto la bava di lumaca, l'aloe, glicerina, insomma qualche conservante. Questa è la forma della maschera ed è una forma molto piacevole da applicare perché comunque è grande, è di un tessuto morbido e compatto. E l'unica cosa che non mi è piaciuta è il fatto che ha il naso totalmente tagliato, quindi io che ho questo bel nasino pronunciato, quando andavo a inserire il mio naso qua dentro mi restava scoperto, motivo per cui ho tagliato questo lembo, ho applicato questo lembo di maschera sul naso prima di applicare la stessa maschera e così tutto il viso è stato coperto. Oltretutto la funzione di questi lembi è proprio quella di essere incrociati sotto il collo in modo da rendere stabile la maschera. Maschera che comunque non mi è assolutamente piaciuta perché l'ho trovata molto secca. Sono abituata con altri generi di maschere che quando le tiro fuori dalla bustina grondano prodotto. Io so che la bava di lumaca è molto preziosa, so che è molto funzionale quindi non ne serve tantissima, però indossare una maschera in tessuto poco imbibita di prodotto e purtroppo non permette neanche un'applicazione confortevole perché essendo secca è come se tendesse a staccarsi, quindi assolutamente no. A maggior ragione che il primo componente è l'acqua, non è la bava di lumaca, quindi l'effetto alla prima volta si vedeva che era leggermente più idratata la pelle, che era leggermente più tonica, ma visto la qualità degli altri prodotti mi aspettavo molto di più. Infatti la seconda volta l'ho fatta, però prima ho applicato uno strato molto 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 abbondante di siero. Allora a quel punto ha avuto un effetto perché comunque ho fatto assorbire molto di più e ho costretto la mia pelle ad assorbire totalmente il principio attivo della bava di lumaca contenuta nel siero, però altrimenti sarebbe stata un'applicazione blanda, quindi questa assolutamente no. Passiamo adesso alla linea corpo, quindi doccia schiuma alla bava di lumaca. La bava di lumaca qua si trova al quarto posto degli inci e quando ho letto questa cosa ho pensato che fosse uno spreco. Applicarlo sulla pelle e sciacquarlo subito dopo senza neanche darle il tempo di assorbirlo mi è sembrato veramente uno spreco. In realtà, fin dalla prima applicazione, io ho visto la pelle assolutamente liscia e compatta. Ha un profumo buonissimo, anche questo di citronella, sì, di citronella, floreale agrumato, quasi di zagara, che è buonissimo e mi piace tantissimo fare la doccia e immediatamente mettere il pigiama e andarmi a coricare con questo profumo addosso. È una cosa che adoro, non fa schiuma, non secca la pelle, non la fa tirare. Ha come vantaggio pazzesco questo del profumo è quello di lasciare veramente la pelle liscia e morbida. Io non amo mettere la crema corpo, però con questo io avevo quella pelle lenita, rilassata, che diceva: oh, finalmente un po' di coccole questa ce l'ha. Quindi assolutamente questo sì. Crema corpo. Piccola premessa, insieme a questa crema corpo mi è arrivata anche la crema mani nel formato 75 ml. Ho notato che non solo hanno lo stesso inci, ma ho provato anche a stenderle sulle mani, stenderle sul corpo, tirarle. Secondo me sono praticamente identiche, sono la stessa formulazione, solo una è messa in un tubo da 200 ml, l'altra invece è messa in quello da 75. Questa è la mia personalissima opinione. Adoro questa crema. È morbida, è soffice, si assorbe veramente abbastanza in fretta per essere comunque così ricca, perché ha acqua, bava di lumaca, olio di argan, glicerina,
burro di karité, poi tutti i funzionali che servono a mantenere il prodotto. La utilizzo sulle mani la sera prima di andare a letto, mi piace perché mi sento che le mani sono protette, è come se avessero una pellicola protettiva e credo che questo sia il ruolo del mucopolisaccaride, che è un idrogel altamente adesivo e protettivo. Io ho percepito diverse volte, utilizzando questa linea di cosmetici, questo potere protettivo. Ho solo questa, ma non ho la crema mani, la piccolina, perché l'ho regalata a mia cugina. Aveva le mani distrutte, mia cugina fa l'estetista, quindi non è che manca a lei avere creme. Però stava avendo dei problemi alle mani, le ho fatto provare questa, gliel'ho lasciata. E qualche giorno dopo le ho chiesto: Simona, come va con la crema? E lei mi ha detto: guarda, te lo stavo per dire io, mi ha veramente sanato le mani, ce le ho molto più morbide, mi ha lenito tutte le micro lesioni che avevo. Quindi sapere che un estetista che lo fa di mestiere e lo fa veramente bene mi dice questa cosa è un ulteriore riscontro di quanto questi prodotti siano veramente buoni. E questa è stata la mia Moon Experience. Io ringrazio ancora la Moon per avermi dato l'opportunità di provarli e ci vediamo presto. Ciao!